Ciao a tutti, benvenuti a casa mia e al canale Iccio The Cook. Oggi prepareremo un piatto di pasta, o meglio, delle linguine col tonno e delle zucchine. Io li preparo in questo modo qua. Userò tonno di ottima qualità, capperi dissalati in ammollo, un po' di curcuma, dell'aglio, del concentrato di pomodoro, delle alici, un po' di olive donatemi da un amico di Itri, quindi olive di ottima qualità. Uso anche, per dargli un po' di spinta, delle olive nere, queste qua sono olive nere cotte al forno, quindi abbastanza strong, e delle zucchine che ho preparato in padella con un po' di aglio, prezzemolo e olio, dell'olio d'oliva, un po' di vino bianco a sfumare e sale e pepe. E le linguine come formato, come anticipato prima. Adesso procederemo alla pulizia delle olive e dopo vedremo anche la ricetta, il seguito della ricetta. Ecco, ci siamo arrivati al punto di inserire le acciughine dentro alla padella che ci ho fatto partire con dell'aglio e dell'olio, chiaramente. Adesso andremo a far sciogliere le nostre acciughe. Teniamo bassa la temperatura, si devono sciogliere, perché se è troppo alta la temperatura il problema si seccano, non si sciolgono, e invece noi vogliamo che si sciolgano. Vedremo anche se sono di ottima qualità, si scioglieranno sicuramente. Eccoci qua, alziamo la temperatura, uniamo i capperi che gli diamo una piccola tagliata. Questi capperi sono dissalati, messi in ammollo con un po' di acqua. Se lo fate almeno per un'oretta prima saranno ancora più buoni, perché perderanno tutto quanto e sprigioneranno il loro profumo. La cucina ha sempre bisogno dei suoi tempi, le scorciatoie non vanno bene. Ecco, a questo punto uniamo anche le olive che abbiamo tritato, snocciolato e tritato. Prendete sempre olive col nocciolo, lasciatele a qualcun altro le olive già snocciolate. Andiamo avanti così. A questo punto un po' di curcuma, per chi piace, a chi non piace potete anche ometterla. Un po'.
così. Ora prende un po' di calore, tanto l'aglio dopo lo toglieremo, ci sono quattro pezzi, eccoli qua, sono interi ed è per questo che li togliamo. Inseriamo il concentrato di pomodoro. Scoliamo un po', alziamo la temperatura ancora. Eccoci qua. E adesso andremo ad unire il vino bianco. E un po' me lo tengo per me. Ecco. A questo punto abbassiamo. Le acciughe, come vedete, sono già sparite. Raccogliamo l'aglio. Ci aiutiamo con la pinzetta. Qua. Ha già dato il suo. Così. Adesso uniremo dei pezzettini di tonno, non tutto, perché a me il tonno piace sentirlo alla fine per non rovinarlo. Questo, vedete che bei pezzi di tonno, sono fantastici questi. Così ecco, basta, così gli conferiamo un po' di profumo. Un giro di prezzemolino già tritato. E le zucchine, come ho già detto precedentemente, preparate. Ecco. E a questo punto attendiamo che l'acqua bolle per inserire le nostre linguine. Scusatemi, l'acqua è pronta. Accendiamo anche la cappa. Oggi siamo in quattro, però abbiamo fame, quindi andremo giù a mezzo chilo. Eccoci qua, sale grosso, non molto, la linguina ha circa 10 minuti di cottura, ma noi dopo gli 8 minuti, gli ultimi 2 minuti li faremo dentro alla padella insieme con l'intingolo. Ci vediamo fra 5 minuti. Eccoci, un secondo, andiamo a raccogliere un po' di zucchine, del gusto, abbiamo i disturbatori che hanno fame, hanno già cominciato a lamentarsi. Ecco qua. Adesso un pezzettino di tonno, così. Spezziamo così in tre. Ecco.
Eccoci qua. Siamo arrivati ai saluti. Grazie per i like che mi date. Iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ed ecco il piatto finito. A voi. Ciao da Ichi the Cook.